Non mi dilungo troppo perché adesso do la parola a Francesco. Per chi non lo sapesse, Francesco è il responsabile del movimento Hitball di WISP. Quindi passo la parola a Francesco che appunto andrà avanti con quello che è tutta la questione delle premiazioni. Allora, intanto veramente grazie a tutti per essere qui, perché è un momento storico per il nostro movimento. Voglio ringraziare veramente tutti quelli che si sono spesi per questo torneo, un po' perché è un torneo rivoluzionario per certi versi, che raccoglie il testimone del trofeo delle regioni. Abbiamo una realtà come Asti. Stefano diceva non è questo il loro posto, ma in realtà Asti è sempre stata in prima linea nei progetti di diffusione dell'Hitball, e questo è qualcosa che va raccontato. E il fatto che giocatori così esperti e pronti per categorie superiori invece si spendano in questa fase del movimento è per me veramente motivo di profondo orgoglio. In questa società ci sono giocatori, ma anche dirigenti, persone che si sono spese per il referto digitale, quindi anche per l'innovazione tecnologica, gente che si è spesa anche in arbitraggi, veramente qualsiasi cosa. E sono l'emblema di quello che vorremmo che ogni SD diventasse, un motore di sviluppo non soltanto per il proprio territorio, che è sempre molto importante sviluppare chiaramente, ma anche per tutto il movimento, quindi che Asti sia ad esempio veramente per tutti. E in secondo luogo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno preso parte, e non solo, ma anche i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori. Tutti si sono veramente spesi sin dall'inizio, non solo per giocare, non solo per vincere, perché questo è importante, ciò che rende veramente un torneo appassionante, ma anche per sostenere il torneo, per arbitrare e per darsi tutti quanti una mano. Quindi veramente fatevi tutti quanti un applauso per questo. Ovviamente Stefano giustamente mi ricordava i genitori, che sono una delle parti essenziali quando soprattutto ci si affaccia così giovani ai tornei che hanno l'ambizione di girare. Quindi siete stati ad Orbassano, siete stati a Chivasso, a Torino e oggi ad Asti, quindi dei piccoli giramondo, magari non per altri sport, ma per l'Hitball è un caso più unico che raro, quindi grazie di tutto, perché senza questo. Un ultimo ringraziamento ovviamente a chi ha reso possibile questo torneo, chi l'ha ispirato, ovviamente il settore diffusione, Stefano Benedetto che è agli inizi di questa esperienza, ma in realtà è dentro il movimento da sempre, è uno dei giocatori ovviamente storici dell'Hitball, e Linea 3 che è uno di quei partner che ha creduto nell'Hitball, che lo sta aiutando anche come innovazione nei materiali, che lo sta portando altrove, quindi non solo a Torino, il territorio da cui è nato. Quindi veramente grazie a tutti i partner che stanno rendendo possibile questa attività, ovviamente anche WISP e tutti quelli che ogni giorno si spendono per il movimento. Io direi che ho parlato troppo, sono sicuro che state fremendo per le coppe, per i premi. È stata una giornata lunga, quindi invito intanto la mia sala.